Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da Olsky dal titolo Il comune dopo il comune, le istituzioni municipali in Toscana, secolo XV-XVIII, e sono gli atti della giornata di studi che si è tenuta a Montevarchi il 22 maggio 2021, a cura di Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite, che ci parla di questo interessante argomento. Quindi io non rubo come mia abitudine altro tempo e lascio subito la parola a Lorenzo. Prego Lorenzo, a te. Grazie, buonasera, buonasera agli amici di Italia Medievale. Questo volume è il primo risultato di un progetto più ampio che ha come titolo proprio Il comune dopo il comune, che è condotto da una serie di deputazioni di storia patria o di società di storia con un riferimento territoriale preciso, la Toscana, la Liguria, il Veneto, l'Umbria, e insieme a varie realtà territoriali, il nostro gruppo toscano si è occupato di approfondire come l'esperienza comunale, che è una fase storica della storia politica di grande rilievo per il basso Medioevo, abbia avuto però degli effetti di lunghissimo periodo, come cioè le istituzioni, il lessico, il linguaggio della vita pubblica, le abitudini, i simboli, i rituali tipici della vita politica dell'età comunale in Toscana, si siano mantenuti, trasformandosi e siano stati adoperati ancora per tutto l'antico regime, perché ormai la storiografia ha ampiamente maturato la consapevolezza di quanto le città toscane in particolare, ma potremmo dire le città italiane, noi ci siamo occupati di città toscane, nel periodo tra XVI e XVIII secolo, cioè dalla fase di costruzione del Principato Mediceo fino alla fase del riformismo settecentesco, in effetti rielaborano e spesso ripercorrono gli stessi modelli istituzionali dell'età comunale, adattandoli ad un contesto politico nuovo. Questo obiettivo, che può sembrare molto fin troppo puntuale e di dettaglio, è però un punto d'osservazione per comprendere la storia politica dell'ancien regime, perché la storia politica, in particolare la storia politica delle città dell'antico regime, diciamo dal XVI al XVIII secolo, è rimasta a lungo del tutto trascurata dalla storiografia, perché si è ritenuto che quella fosse una fase di decadenza, di appannamento delle tensioni politiche, di ripetizione, e invece si tratta di una fase storica che è necessario capire per comprendere i caratteri della storia italiana, in un certo senso anche della storia italiana contemporanea. E quindi abbiamo provato a capire che cosa c'è di comunale nella vicenda delle città toscane di questo periodo, e ci siamo resi conto che c'è moltissimo. È un'eredità molto forte e molto presente, specialmente in alcuni ambiti, quello delle forme istituzionali, quello dei rituali pubblici, che sono per certi versi una facciata, ma sono anche la sostanza della vita politica. I casi considerati sono quelli sia di città rimaste libere da una dominazione principesca superiore, penso soprattutto a Lucca, che è il cuore di una piccola repubblica cittadina per tutta l'età moderna, sia città che sono collocate all'interno di uno stato principesco: Pisa, Pistoia, Arezzo, poi c'è quella terra importante, quasi città, che è Prato. Così come Siena, che è una città
soggetta ai medici, anche se con la mediazione di un rapporto speciale con il Granduca e non la sottomissione alla struttura istituzionale dello Stato vecchio, dello Stato di Firenze. Quindi realtà molto varie che ci aiutano a capire la natura della vita politica in questi secoli. In quali forme si mantiene la struttura comunale? Allora, ci sono alcuni punti ricorrenti. Uno di questi, forse il più vistoso, sono gli statuti cittadini. Gli statuti cittadini hanno una lunga fortuna e una lunga vigenza per tutta l'età moderna o per tutto l'antico regime. Molto spesso si tratta di redazioni statutarie tre o quattrocentesche. Nel caso di Siena c'è una redazione statutaria nella prima metà del Cinquecento, che restano in vigore, qualche volta vengono stampate. Quindi in questo volume si mette in luce ad esempio l'interesse degli statuti di Arezzo o gli statuti di Pistoia, che conoscono versioni a stampa nella prima metà del Cinquecento. Nel caso di Lucca addirittura c'è l'incunabolo, è l'unica città toscana importante che abbia uno statuto pubblicato prima del 1500. Ecco, queste opere a stampa consentono alla tradizione statutaria, che era a larga parte medievale, di essere conservata, di essere impiegata un po' per la prassi dei tribunali e degli uffici, un po' come immagine, come autorappresentazione, per tutta l'età moderna. Questo è un fatto importante. Secondo fatto importante è il lessico delle istituzioni, le parole, i nomi delle istituzioni, i termini come gonfalonieri, priori, le strutture fondamentali dei consigli cittadini, sono quelle comunali, spesso trecentesche, e continuano a chiamarsi nello stesso modo, a Siena ad esempio la balia, il concistoro, continuano a chiamarsi nello stesso modo ancora fino al Settecento, segno di come la società politica locale avesse scelto quella stagione, la stagione comunale, per prendere il proprio linguaggio, le proprie forme di autorappresentazione. Poi ci sono aspetti un po' più di dettaglio che si scoprono andando più ad approfondire le fonti scritte. Qui nei saggi di Matteo Giuli e di Anna Toccafondi su Lucca e su Prato il tema emerge bene, ovvero la presenza di settori dell'amministrazione pubblica di origine medievale che hanno specifiche funzioni ingigantite in epoca moderna. Nel caso di Lucca, Matteo Giuli studia il magistrato dei segretari, che avevano una funzione di giudiziaria, ma principalmente di regolamentazione dei comportamenti in chiave etica, cioè avevano funzioni di repressione di tutte le devianze, di quelle che al tempo venivano chiamate devianze, in termini ad esempio sessuali o di morale familiare o di comportamenti lesivi dell'ordine pubblico, una sorta di giustizia politica, giustizia etica. Ecco, nasce nel 1371 e continua fino al pieno Settecento, cioè questa cura del buon comportamento, cura del retto comportamento del cittadino, che nasce in epoca tardo medievale e che poi si amplifica nel periodo moderno. Oppure la cura, uso non a caso questa parola, del benessere fisico dei cittadini attraverso le strutture ospedaliere. Le strutture ospedaliere a direzione pubblica o quasi pubblica sono una presenza molto forte nelle città toscane dell'antico regime, e si tratta anche in questo caso di uno sviluppo di esperienze tardo medievali. Nel caso di Prato, la Toccafondi mette in luce come il comune di Prato fin dal 200, fin dal XIII secolo, avesse impostato questa retorica molto, molto pesante sulla funzione dell'autorità pubblica nel mantenere la salute e il bene dei cittadini. Ecco, questo si evolve
per tutta l'età moderna e resta una presenza forte in tutte le grandi città di antico regime, gli ospedali, le istituzioni ospedaliere che avevano funzioni sì di cura della salute, ma in qualche maniera anche di ricetto per persone povere in difficoltà, sono uno dei cuori della vita sociale del tempo. Quindi ci sono alcune direttive nelle quali questa continuità è molto visibile. Ma la mia curiosità è capire questa situazione, da cosa dipende? Dalla bontà delle istituzioni comunali o dalla difficoltà di modificare una tradizione così radicata? Allora, direi più dalla difficoltà di modificare, anche se non ci dobbiamo immaginare necessariamente un conflitto tra un potere centrale che cerca di creare un dominio uniforme sul territorio e dei soggetti locali che in qualche maniera resistono. Dobbiamo tenere presente che i ceti dirigenti delle città di Pistoia, così come di Arezzo, di Pisa, di Siena, avevano nell'età comunale il momento di identità storica più forte, più fiorente. E quindi è abbastanza naturale che continuassero nei secoli a perpetuare certe forme, certi nomi, certi simboli. Le autorità centrali, che in larga parte significa i granduchi di Toscana, a parte il caso di Lucca, che è uno Stato totalmente a sé, non hanno interesse a creare una statualità, una forma di potere pubblico uniforme sul territorio. Hanno interesse piuttosto a che queste città siano soggette al principe, partecipino delle necessità dello Stato, ma che poi continuino a gestirsi secondo le tradizioni locali. Quindi l'aspetto interessante di questa ricerca è più nel capire che cos'è uno Stato nell'antico regime che nel capire la storia del mondo comunale. Ecco, perché uno Stato nell'antico regime è una realtà fortemente plurale. Il carattere policentrico delle autorità pubbliche nel periodo dell'antico regime è un'acquisizione ormai consolidata nella storiografia. Cioè noi dobbiamo abbandonare l'idea di uno Stato moderno come Stato assoluto, come un'autorità centrale del principe che si esercita in maniera indiscussa sul territorio. Al contrario, si tratta di soggetti politici estremamente variegati, policentrici, cioè che hanno tante articolazioni locali. Quindi per secoli va avanti un tipo di statualità che considerava queste realtà cittadine perfettamente compatibili con un'autorità regia. Il cambiamento profondo è semmai in una stagione successiva, nel periodo delle riforme settecentesche, per non parlare della fase napoleonica, in cui comincia a delinearsi l'idea di un'autorità centrale che esercita le sue funzioni in maniera uniforme sul territorio. Però questa è proprio una concezione di statualità completamente diversa. Ce lo dimostra anche un altro aspetto, il tema della cittadinanza. Per tutta l'età moderna, essere cittadino vuol dire appartenere ad una comunità urbana. Si è cittadini di Pistoia, di Arezzo, di Pisa, di Siena. Avrebbe fatto fatica l'idea di immaginare una cittadinanza granducale, anzi, propriamente è un'idea che non esiste. Si è sudditi del granduca, ma si è cittadini della propria comunità urbana. E questo aspetto ci può sembrare, sul piano strettamente giuridico, molto strano e molto inconsueto, ma sul piano dell'autorappresentazione delle pratiche sociali, no, anzi, per certi versi, questo aspetto ha mantenuto i suoi effetti anche nella storia contemporanea dell'Italia, a livello di come viene vissuto il rapporto con il pubblico. Chiaro che tutti noi siamo cittadini italiani o europei,
ma la forza delle appartenenze, specialmente delle appartenenze urbane, per l'Italia, per la Toscana, magari in altre aree d'Italia il peso urbano è differente, ma per la Toscana resta vitale sul piano delle abitudini, del modo di sentire la propria presenza nella società. Quindi ecco, tornando indietro, ciò che ci fa capire questa dinamica è la natura molto peculiare dello Stato di antico regime. L'argomento è molto interessante anche perché ci consente di, come dire, di avere un quadro di una evoluzione a cavallo fra 400-500 della forma istituzionale vera e propria, no? Quindi, e di come la sopravvivenza di forme derivanti dalla civiltà comunale prosegua nel tempo e fino, come si può dire, a 700 inoltrato. Mi domando anche, ma erano proprio così radicate che diventava impossibile immaginare una forma diversa? Diciamo che una forma diversa verrà immaginata soltanto nel Settecento. Ora, non voglio dare l'impressione di un mondo che non cambia per nulla per tre secoli, che sarebbe sbagliato, però i ceti dirigenti locali preferiscono continuare a mantenere quelle dinamiche di potere, o quel lessico delle istituzioni, quelle prassi di distribuzione delle cariche, che in definitiva erano il tardo frutto della tradizione comunale, piuttosto che immaginare altre forme per far integrare la città all'interno dello Stato. Poi c'è un elemento nuovo importante nello Stato granducale, cioè che i ceti dirigenti delle città cercano forme di promozione anche fuori dalle città, negli ambienti ducali, specialmente o nella corte, oppure c'è un ambiente fondamentalissimo per la storia della Toscana moderna, che sono i Cavalieri di Santo Stefano. Perché Cosimo de' Medici inventa questo ordine cavalleresco che funziona anche per fini, diciamo, militari, però principalmente funziona come luogo formale di creazione di un'aristocrazia granducale. Quindi per entrare nell'ordine bisogna essere nobili, bisogna essere riconosciuti come nobili. In prima battuta, diciamo, molti sono fiorentini, ma nel corso dei secoli, dal 500 in poi, vengono ammessi all'ordine Santo Stefano anche molti esponenti di famiglie di città, soggette, si sarebbe detto al tempo. Quindi le famiglie più intraprendenti delle città soggette non si accontentano più soltanto di beneficiare delle dinamiche di autogoverno della propria città, come facevano ma cominciano a cercare percorsi di promozione esterni, ad esempio attraverso la nobilitazione nell'ordine di Santo Stefano, che in questo caso sì è un ordine granducale, non è vincolato a una città. E uno degli esempi, l'attuale Piazza dei Cavalieri a Pisa, dove c'è la sede, ora c'è la sede della Scuola Normale Superiore, ma quella è la sede dei Cavalieri di Santo Stefano, anche la piazza è fatta per quello, era uno dei luoghi simbolo della vita comunale della Pisa medievale. E questa Pisa medievale è come se venisse obliterata, perché non c'è quasi nulla di resti dei palazzi pubblici del comune di Pisa, perché viene rimpiazzata da questo nuovo soggetto. E Pisa è la città che beneficia di più di questo elemento, perché i Cavalieri di Santo Stefano hanno sede lì, quindi hanno un grosso peso. Quindi questo è un esempio, a mio parere, significativo di come si istituiscono anche forme di promozione sociale che in questo caso guardano fuori dalle vecchie città, quindi anche con una innovazione.
Potremmo stare qui a parlarne veramente molto a lungo, anche perché è corposo anche il saggio che avete pubblicato, che poi appunto sono atti di un convegno, e come tali hanno una loro dimensione anche proprio di spessore, no? Quindi io credo che a questo punto noi possiamo ricordarne il titolo, che trovo che sia centratissimo: il comune dopo il comune. Le istituzioni municipali in Toscana, secoli XV-XVIII, e sono gli atti della giornata di studi tenuta a Montevarchi il 22 maggio del 2021, appena pubblicato da Olski, a cura di Daniele Digati e Lorenzo Tansini, che abbiamo avuto il piacere di avere nostro ospite e che io ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito. Quindi Grazie a voi. grazie e continuate a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, dove trovate tutte le video presentazioni che a partire dall'inizio della pandemia abbiamo realizzato fino ad oggi e che continueremo a realizzare perché destano un buon interesse. E per il resto, buona vita a tutti. Grazie ancora, Lorenzo, grazie. Grazie, buonasera.